Salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Elytra Technology in un nuovissimo video configurazione. Ebbene sì, sono partite la serie configurazione PC, sono usciti dei prodotti nuovi, i prodotti vecchi sono scesi molto di prezzo e oggi andremo a vedere una configurazione che circa un annetto fa avremmo pagato sui 750, anche quasi 800 euro. Una configurazione che ci darà la possibilità di poter giocare a tutti i giochi attualmente in commercio in full HD e in alcuni giochi anche ad alte frame rate, quindi con monitor 144 Hz. La configurazione che andremo a vedere oggi, in questo momento siamo a metà luglio 2019, ha come valore totale 620 euro. Parliamo di una configurazione che non ci darà solamente modo di poter giocare a giochi in full HD ad alte prestazioni, ma anche registrare questi giochi. Abbiamo la possibilità anche di poter andare ad effettuare degli editing, dei rendering dei nostri giochi, dei nostri video. Sicuramente non a livelli mostruosi, però il processore ci dà assolutamente la possibilità di poter gestire questa tipologia di utilizzo. Mi raccomando, se avete necessità di avere una configurazione in base a un budget specifico, in base a una richiesta specifica, potete scrivermi all'interno dei commenti, all'interno della descrizione trovate l'email. Ho ricevuto tantissime richieste, a molti sono riuscito a rispondere, ad altri probabilmente ho inviato dei link di video già esistenti, o magari usciranno dei video appositi, anche perché sono delle configurazioni più interessanti e sono i budget che viene richiesto di più. E quello di oggi è un budget tra i più richiesti, tra i 600 e i 700 euro per un desktop intero. Quindi partiamo subito dai nostri componenti. Prima di continuare, però, vi invito ad iscrivervi a questo canale, a cliccare sulla campanellina per vedere l'uscita dei prossimi video configurazione. Vi lascio all'interno delle schede i vecchi video configurazione che sono già usciti e che sono attuali, quindi potete prendere come spunto. Ed è inutile dirvi che il PC completo riguarda solamente il desktop, cioè tutto quello che è all'interno del case. Non riguarda software, non riguarda monitor o periferiche. Sono dei consigli di acquisto. Quindi voi potete prendere e cambiare la componentistica come più preferite. Partiamo dal case, che è quello più versatile, che potete scegliere veramente svariate tipologie di case, e in questo caso ho scelto un modello che ho già recensito e che ho già inserito in una precedente configurazione, il Nova Utopia F1. Non c'è tanto altro da dire, lo trovate la recensione completa all'interno delle schede. È un case che per 79 euro ci dà già 4 ventole ARGB incluse. Abbiamo la possibilità in alto di poter mettere anche un radiatore da 240 mm, e in basso abbiamo la gabbia degli hard disk e alimentatore, dove abbiamo tanto spazio per i nostri cavi da nascondere del nostro alimentatore. 79 euro per un case che a parer mio è davvero ben fatto ed è un best buy su questa fascia di prezzo. L'alimentatore che entrerà in questo case è un Corsair CX550M, quindi semi-modulare, perché nella paratia posteriore, come spiego anche all'interno della recensione, non abbiamo tantissimo spazio dove poter nascondere i cavi. Abbiamo però parecchio spazio di fronte all'alimentatore, subito prima della gabbia degli hard disk. Questo ci dà la possibilità di poter andare a nascondere i nostri cavi e di utilizzare, con un alimentatore semimodulare, solamente i cavi che ci servono, solamente i cavi che ci interessano. 62 euro per un 500 watt 80 plus bronze, dall'ottima qualità. Spazio di archiviazione 60 euro, SSD MX500 da 500 GB. 500 GB attualmente sono una memoria sufficiente, 256 attualmente stanno diventando un po' pochini perché i giochi pesano davvero tanto e anche per fare un minimo di editing, registrazione dei nostri giochi può andare bene. Se un domani poi dobbiamo vedere, vediamo che è troppo, la memoria non ci basta più, possiamo andare a scegliere anche hard disk da 3,5, da 1, 2 o 3 tera. Poi decidiamo in un secondo momento in base ai file che andiamo a creare. Però per la maggior parte di voi, probabilmente per un 80% di voi che non registra i propri giochi, va più che bene per installare tutti i giochi che abbiamo e quindi per poter giocare tranquillamente con questo PC. Scheda madre B450M della Gigabyte MicroATX, piccolina, ci entra all'interno del nostro case perfettamente e abbiamo anche più spazio per i nostri cavi
gravi e per l'aria che passerà all'interno del nostro case. Una scheda madre che ho montato, che ho testato e che a parer mio è davvero ottima per questa fascia di prezzo, perché parliamo di 50-58 euro, non è niente male. Abbiamo la possibilità di poter fare anche un minimo di overclock al nostro processore, anche perché non ho inserito un dissipatore differente da quello stock, quindi un minimo di overclock ce lo possiamo gestire, però non eccessivo. Al nostro processore, quindi Ryzen, abbiamo associato due banchi da 8 GB da 3000 MHz. Arriviamo a 16 GB. Ora, nel momento in cui sto registrando il video, ci sono delle offerte pazzesche, perché siamo al Prime Day di Amazon e ci sono veramente degli ottimi, delle ottime RAM anche a 63 euro, 60 euro se non ricordo male, della Ballistics, che hanno un ottimo prezzo. Però voi probabilmente vedrete il video in un secondo momento, non immediatamente, quindi vi inserirò un link di una RAM che in quel momento costerà il meno possibile. Gli ultimi due componenti, quelli più importanti, che vanno a muovere sia i nostri giochi che tutta la parte software del nostro PC, e che sono la CPU e la GPU. Come processore ho scelto un Ryzen 5 2600. È uno dei migliori processori qualità-prezzo. Possiamo fare overclock, è un 6 core 12 thread, ha un'ottima frequenza, ha un'ottima stabilità. Ormai con aggiornamento dei BIOS della scheda madre abbiamo avuto un'ottima stabilità del nostro processore e del nostro sistema totale. Questo processore è sceso ulteriormente di prezzo. Fino alla settimana scorsa costava sui 140 euro ed era un ottimo prodotto già per scegliere a quel prezzo. Ora lo troviamo a 114 euro. Ci stiamo allineando ai vecchi 1200 e 1400, quindi avendo una potenza di calcolo nettamente maggiore. Quindi rispetto a un video dell'anno scorso, questo processore riusciremo a giocare meglio, con una stabilità migliore e anche a registrare e editare i nostri video. In accoppiata, per non farci mancare nulla e quindi per poter giocare ai nostri giochi magari anche con un monitor FreeSync e in alcuni casi anche a 144 Hz, una RX 580 da 8 GB. Sicuramente non è l'ultimo modello appena uscito, però per 170 euro è un best buy attualmente per puntare al Full HD. Sicuramente non è l'ultima scheda video uscita, però per questo prezzo e questa fascia di prezzo è veramente una delle migliori. L'anno scorso a questo prezzo compravamo una 1050, probabilmente nemmeno Ti, che non ci dava la possibilità di poter giocare in Full HD. L'anno scorso non avevamo questi prezzi sulle RAM e sugli SSD, quindi ora con 620 euro ci siamo fatti un eccellente PC. Chi dice che ora con un PC con meno di 800 euro non ci si riesce a fare un PC da gaming è assolutamente falsa come cosa. Sicuramente riusciamo a strappare qualcosina, invece di scegliere un SSD andiamo su un hard disk, oppure invece di scegliere una tipologia di processore possiamo sceglierne un'altra. Possiamo scendere ancora un pochino di prezzo, però secondo me con questo prezzo abbiamo un'ottima base per poter tenere un PC davvero avanti negli anni. Poi un domani, volendo cambiare la scheda video con questo processore, potremmo tranquillamente farlo e magari entrare anche nel mondo del Quad HD. Beh ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di questa configurazione, se avete appena realizzato una configurazione scrivetemi sotto nei commenti, possiamo parlarne e discutere insieme. Vi informo anche che c'è il canale Telegram e il gruppo Telegram dove posto soprattutto ora in questo Prime Day diverse offerte, ma anche durante la settimana, durante i giorni cerco di postare le offerte di Amazon, quindi se non siete iscritti entrate anche all'interno del canale Telegram. Noi ci vediamo con il prossimo video ragazzi, ciao a tutti da Elytra Technology.